Buongiorno, Ciao. come va? Dici qualcosa? No, Come è andata? Vabbè, niente. come è andata? Niente, niente. Su Pucciarelli Aspetta. assolto, Fatto il Pucciarelli assolto. Esce dall'aula di tribunale senza commentare Filippo Nogarin, ex primo cittadino di Livorno, che questo giovedì mattina ha affrontato la prima udienza del processo dell'alluvione del settembre del 2017 che causò 9 morti nella città labronica. Ma il fatto però che è stato assolto Pucciarelli. Non lo so, la sentenza è molto particolare, la leggeremo, non, in parte condivisibile, in parte no, però è sempre difficile. È un processo lungo, insomma. Abbiamo un calendario molto serrato, fino a novembre sono state fissate udienze, quindi. Una prima udienza a cui hanno partecipato due familiari delle vittime. Cosa? Niente, oggi non è successo niente, alla prossima. Com'è comunque questo primo giorno affrontare? A parlare per loro gli avvocati. Tanti testi perché ci sono tanti aspetti fattuali da ricostruire, tanti consulenti, insomma l'istruttoria non è facile. Insomma. Il fatto che sia stato assolto Pucciarelli, come l'avete vista voi? Beh, ora io su questo, cioè, no, come l'abbiamo, no, non siamo stati contenti dell'assoluzione di Pucciarelli e stiamo infatti valutando l'appello nei confronti di quella sentenza lì. Che è una sentenza di condanna per 9 decimi, eh? Leggiamola quella sentenza perché sostanzialmente sulle condotte e sull'aspetto oggettivo è una sentenza di condanna. Poi assolve su un aspetto soggettivo di conoscenza, di tempistica delle conoscenze, ma sui fatti è una sentenza, nei fatti di condanna. E la notizia di questa giornata è che il Comune di Livorno ha chiesto e ottenuto di costituirsi parte civile. Perché è stata lesa, dicono, la sua immagine in relazione alla drammatica alluvione. Che era già costituito come responsabile civile, ma ha chiesto ed è stato ammesso come parte civile e poi è stata disposta l'ammissione dei mezzi istruttori, dei mezzi di prova richiesti da tutte le parti, sostanzialmente sono stati ammessi. Ed è stato calendarizzato il processo.